Il tema di questa Milano Design Week, Design in the City, scusa, è la forma dei sogni. E nonostante all'inizio avevamo un'idea totalmente diversa di prendere degli oggetti, dei vestiti completamente di resina e via, poi Caracol ci ha chiesto di usare questa resina specifica che è fatta apposta da bagni e da esterni. E quindi abbiamo rappresentato in questa installazione di questi bagni giardini che potrebbero essere usciti dalla matita di un bambino dell'asilo, Ecco. con questi bagni sognati, molto giocosi, molto divertenti, dove i tubi non sono funzionali al portare l'acqua da un punto all'altro, ma diventano delle forme labirintiche che queste reti di tubi strane, la cosa che disegnavamo quando avevamo 5-6 anni a scuola con le matite, quindi trattole, le papperelle di gomma, Per esempio, questa in questa hai fatto, descrivila. abbiamo costruito queste specie di docce fatte usando appunto varie cose, una papera, una fiocca papera, una vecchia panica, trasformate appunto una cosa un po' onirica, un po'. Essendo il figlio di Piero mi tocca fargli da assistente personale, che comporta a volte un sacco di fatica. Diciamo che faccio il jolly, collaboro con gli architetti, con i designer. Seguo tutte le lezioni e presentazioni che Piero fa in giro per il mondo, preparo quando ci chiedono dei pezzi speciali un po' strani o delle cose un po' più artistiche, tipo questa, di solito vengono a cadere sul mio tavolo. Per conto mio ho studiato tutt'altro, non sono un architetto vero e proprio, sono Cosa studiate? un informatico. L'ho fatto perché in quel momento non mi sembrava giusto iscrivermi all'architettura, come dire, non volevo andare a fare il figlio degli sogni. Informatica mi piace perché è un argomento che mi ha sempre affascinato e mi diverte comunque la tecnologia in genere. Ed è sempre un mezzo interessante da usare. La cosa fondamentale è non farsi usare dall'oggetto computer, ma usarlo. Come dire, da questo punto di vista sto diventando molto simile a mio papà, che ha una repulsione totale per i computer. Io non ho la repulsione per i computer, però ho come lui un grande amore per la matita e la carta. Io ho un grande fascino per il passato, per i cosiddetti maestri, e sinceramente mi vergogno un sacco a fare il designer quando apro certi libri e vedo dei progetti straordinari sviluppati 20, 30, 40, fino a 90 anni fa, c'erano anche 100 anni fa in realtà, perché primi del Novecento, Mies van der Rohe, Marcel Breuer, hanno fatto dei progetti che tutt'oggi sono talvolta ripetibili.